Siamo tornati su Valhalla. Grazie ancora a tutti voi per la compagnia che avete fatto ieri. Ieri addirittura mi hai fatto due ride. Comunque, non escludo, Pisolo, che sia qualche settaggio, lo sai perché? Perché io finora, mentre stavo parlando, facevo queste prove. Il gioco l'avevo riaperto e stavo nella schermata principale del gioco e non è ancora crashato. Quindi può anche essere qualche settaggio che rompe le palle. Perché sennò il gioco crashava, no? Anche se lo tenevo nella schermata. Guarda, magari elencali un pochino, magari possiamo vedere qualcosina. Sì, ok. Diventando pazzo. Porco. Che bello trovarsi in queste situazioni e avere una 3080. Sono due grandi soddisfazioni. Ho sentito un certo unanima. Che cosa è successo? Alcuni ci hanno parlato su se stesso. A che livello l'avevi finito, Starkest? Io spero che abbia il massimo difficoltà, madonna, c'è un bordello che deve stare in Arkham. Infatti Arkham, madonna. I momenti di attesa sono sempre grossi qui. Tanto mi mancava giocare un gioco che crashava, guarda. Mancava veramente tanto. Puoi giocare sempre a Crash Bandicoot. Devo correre al rifugio fisto di Arkham. Per una battuta questa. Vabbè, sì, livello Alexa però proprio. Ah, ecco. Ok. Allora. Però non era male, dai. Lo vedi, Pisolo? Ah, beh, sì. No, io sto giocando al massimo della difficoltà, quindi. Ce lo devi sempre ricordare, Garz, mi raccomando, Qualcuno non lo sa. È che tu giochi sempre spinto a massima velocità, Ah, beh, ovvio. Ovvio. Fai Ninja Gaiden al ninja definitivo, no? Già che ci sei. Vabbè, poi. No, sì, poi ti pigli un fernet, già che ci sei. Comunque, stai vedendo Pisolo? Ma c'è ancora Pisolo, è esploso male. È crashato, mi proprio lui. Pisolo. Studio, mi fatto da finire il mio... Se Pisolo sta parlando, non sento niente. No, neanch'io. Non so cosa aspetta. Mi senti Pisolo? Sì. Ah, a posto. Okay. Allora, stai vedendo qui? Sì. Allora. Sì. Io qualità adattiva non l'ho messo. Ok. Stilizing l'ho messo alto. Sì. Poi sta vedendo quanto prende qui, Sì, sì. Che prende poco. Alla grande, sì, sì. Taglimondo massimo. Questo clutter permette di regolare la qualità e la distanza dei clutter. Ovviamente se tu vedi qualche settaggio che, anche se qui non prende tutto, però se vedi qualche settaggio che potrebbe essere fastidioso, dimmelo e lo diminuisco. Scusa, vai anche su schermo, sulla sinistra. Le luci sono spettacolari. Eccomi qua. Allora, intanto metti un limite ai fotogrammi, che te ne fotte. Lo metto? Cioè lo metti a 60. Okay. Intanto aiuti molto il computer. Ok. Dove esistete? Sincronizzazione verticale importantissima tra le sossie, perfetto. E vai giù. A posto, ok. Ok. Andiamo su grafica adesso? Sì. Allora, io questo ho messo di no. Che ne pensi? Sì, sì, va bene. Questo è il massimo. Questo è il massimo, pure questo. Le ombre. Qualità nuvole. Qualità acqua dovrebbe essere il massimo, sì. Riflessi screen space. Permette di disattivare i riflessi sull'acqua. Questo sì. Texture ambiente ho messo alto. Texture personaggio pure. Profondità di campo. Effetti mosso. Effetto mosso. Ah, eccolo, ecco il sovraccampionamento. Cioè no, perfetto. Perché questo dà un sacco di problemi. È questo qui. Sì. Se tu lo aumenti, tu non puoi capire quanto cazzo rompe le palle quello lì. Quindi questo rimane no. Quello è meglio di no, sì. Il resto che hai visto rimane così? Sì. Beh, allora anche perché guarda, devo essere sincero, potresti abbassare qualcosina, ma c'hai la metà della scheda video ancora da usare praticamente. Quindi allora ti chiedo, no, al momento ipotizziamo quello che è successo, perché potrebbe essere successo? Cioè tu hai visto che non c'è niente che lampeggiava, hai visto i settaggi, hai visto quanto prende di scheda video il gioco. Vai su. Sì. Quelli che stanno su massimo, mettili su alto. Dici? No, quello lì no. Quello lì no. Dettagli, quelli sotto magari. Tagli mondo?
molto sì. alta. Fosse stato per te, Max. Quindi pure sì, ombre? Sì, sì, cazzo bene, sì. A ombre possiamo pure mettere alto direttamente. Ma sì, ma quella non ci fa neanche caso. Qualità nuvole, mettiamo molto alto. Molto alto, sì. Sì, sì. Buonanotte, guarda, grazie. Gli hai tolto già un gigabyte. Un giga gli ho tolto. E io già così andrei tranquillo. Sì? Sì. Sì. Ma dico, secondo te perché era successo quella roba? Secondo te? Intanto non avevi nessun limite ai fotogrammi, insomma. Quello può far crashare? Quello sì, perché dà fastidio la scheda video, nessun limite. Cioè la scheda video, tu che c'hai una scheda della Madonna, potresti stare anche a 200 fps. La stavi sovraccaricando in una maniera inutile per niente alla fine. Però è anche vero che se il gioco è fatto col culo, questa cosa crea problemi. Pure questo è vero. Cioè sì, deve essere il connubio fra un buon PC e un buon gioco ottimizzato, perché se no uno può avere anche una 4090, il gioco è fatto con in merda e mi crasha, capito? Esatto. E io che faccio? Vabbè, allora applichiamo con questo settaggio e vediamo che succede. Vedi dove fa. Di avere il gioco per applicare, sì. Signorina Watson, serve un antidoto per il respiro del quindi mi ripeti che quell'ampeggio lì che dici tu si sarebbe visto anche prima che il gioco non era attivo, giusto? Sì. Dobbiamo trovare la cura e proteggerla. Quindi ora come ora il tuo pensiero è che possiamo escludere che sia il computer. Questo mi stai dicendo. Sì. Anche perché ho visto le temperature sono bassissime. Quindi... Dobbiamo proteggere i rifugi e i loro ospiti. Tranquillo. Allora, ora che arrivo, ora che vado nel mondo di gioco, ti faccio vedere le temperature mentre sono nel gioco, ok? Mm-hmm, sì. Anzi, già te lo preparo. D'accordo. Aspetta! Come posso contattarti? Sì, insomma, hai un telefono nelle tasche o qualcosa del genere? Chiedi alla signorina Watson. Buona fortuna, squadra. Vai, Spider-Man! Rompigli il culo. Spider-Man sarebbe fortissimo se... Coraggio, Sherry. Vediamo cos'hai in questo bouquet di bottiglie. Ti piace vedere anche gestione attività? Come sta andando? Ti ha promesso. Questa è un'incità e che vedete Miles si sta occupando del pista. Sulle tracce di ovviamente ora qui è basso perché il gioco non è ancora nel fattore grafico, poi aumenta cioè quando c'è il gioco attivo qui diventa praticamente quasi 100%. Hai novità su Charles? Però beh, in quel caso è ovvio, sta sfruttando al massimo prima del gioco, comunque è pesante. Non è che ne sto giocando a prato fiorito. Lo vorresti su PS5 prato fiorito? No, preferisco sul PC, come anche Pinball 3D e anche Campo Minato. Caro vecchio Pinball, è un bel solitario? No, quello l'ho sempre fatto. Ah, tu intendi il gioco? No, gioco, Ah, ok, allora sì. Il famoso gioco di carte, che all'epoca la gente utilizzava sull'ora di lavoro di nascosto i loro capi. Allora, ma cosa zio bello? Oggi non lo fanno, dici? Boh, magari anche oggi. Magari oggi hanno di meglio. A dubito, sai? No, dici con bel Call of Duty durante l'ora di lavoro non lo fanno. Negli uffici comunali, dubito. Farebbero proprio rumore, la gente dorme. Ok, ho fatto continua, Pisolo. Appena sono nella mappa del gioco, ti faccio vedere lì come sta andando. Una cosa che ho notato da quando sto giocando però è che rare volte, non sempre, c'è qualche calo di frame rate in cui il gioco per un istante si blocca, lo sai? Ma è rarissimo, tipo quando mi trovo in luoghi molto ricchi, cose così. Ah, quando ci sono tanti dati da elaborare. Esatto. Quindi ora l'abbiamo settato fisso a 60, hai detto, non può andare oltre e quindi questo non può caricare ulteriormente. Esatto. Ed è una cosa che consigli in tutti i giochi dove si può fare. Assolutamente, certo. Me la ricorderò. Tu lo sapevi, Manu?
Mano, tu lo sapevi? Yes. No. Ora lo sai, visto, abbiamo imparato una cosa in più. Grazie, Pisolo. Prego. No, è un... aiuti molto la tua scheda di video. Allora, adesso siamo nel gioco, mondo aperto. Adesso noi andiamo a vedere un po'. Allora. Queste sono le temperature del processore. C'è la condivisione ancora o l'ho tolta? C'è? Sì, c'è. Sì, c'è ancora. Ok, queste sono le temperature del processore, le vedi? Okay. Col gioco attivo. Onesto. Ok, e questa è la scheda video. Onesto. Sì. Ok, ora qui. Beh, ancora deve lavorare per farlo, sì. Per vederlo. Però non è una roba che subito sta esplodendo. Poi gestione attività, l'utilizzo, è questo ovviamente. Un gioco attivo, beh, ci può anche stare, no? Sì, sì. Ok. Vabbè, ora giochiamo e vediamo che succede. Mm-hmm. Allora adesso per sfizio, visto che me l'aveva dato, vado proprio nel posto che stavo andando prima a cercare di fare, che era successo tutto quel delirio. Ed era questo qui. Lo stai attaccato al mondo, va. Il figlio delle bozze. Mitrigger! Comunque visivamente non sembra cambiato moltissimo, cioè è sempre figo. In live come si vede? Tutto bene? Sì. Ok. Altro sotto. Ok, allora. Ovunque sono, credimi, io Arkham in confronto è un picnic di famiglia qua. Non può essere Pisolo per il fatto che ogni tanto si poteva fermare per un secondo perché andava oltre con gli FPS, andava troppo oltre. E nel caso in cui dovesse caricare tanti oggetti su mappa, sì, quello sì. E quell'oltre 60 fps va a incidere? Magari sì, stavi, che ne so, per dire, ipoteticamente stavi a 100 e passa fps, doveva caricare una valanga di roba. E quello ha fatto combo? E quello ha fatto, esatto. Vabbè, mo vediamo adesso. Poi Pisolo farà vedere anche a me questa impostazione, non sapevo sta cosa, sì. Comunque. Ma lo provavo pure io questa cosa. Mm-mm-mm. Allora, non è il luogo infame dove succedono queste robe. Ora vediamo che succede. Okay. Il terrore in questa città sono io l'uomo più grande, sono io che comando per aiutarci. Non so cosa, no, non sono qua per aiutarli, sono qua per portare le merendine. Mi sentite ancora, ragazzi? Io sì. Ora stiamo probabilmente faccio la. Unità da me mi sa che sto gioco, è tutta di certo. Con macchia? Ok. Allora. Allora, io la risoluzione ce l'ho bassa. Gli effetti li app- ok. Scusa, torno su. Sincronizzazione verticale.
E in realtà tu stai già messo abbastanza bene, nel senso basso come dettaglio. Lo so, questo è... però salta dopo un po', dopo mezz'ora, quando mi sto giocando, salta. E questa è la più strana. Che scheda fai? La 1006, 60. Ora morirai. Quindi sei basso. È quello che mi pare strano. Che c'è più... C'ho la 3.60. Che pazienza. Oh, porca di quella troia. Allora, intercorre di 7, 4.70, 4.790 CPU. Quindi una serie 4? Uh-huh. Vabbè, quella è... sicuramente quella è un cap importante. Cioè, nel senso, potrebbe essere quello il problema. È un po' troppo bassotta. Però, devo essere sincero, con una 1060, con le impostazioni che hai messo tu, dovresti andare. Bastate così, eh. Esatto. C'è Gio, sto giocando a PlayStation 3, perché si salta. Questo non è un gioco PC da Play 3. Perfetto, grazie Viso. Stai avendo cali? C'è una porta o un qualsiasi altro accesso. Sì, io o lui? No, no, sto chiedendo a zio. No. Dico, stai avendo cali? In quella... No? Ora no, ma prima sì. Dove gioca salta tutto all'improvviso. Non ti servirà. Vai, io stacco. Ah, faccio l'ultimo un borraghino. Ma su che gioco c'hai i problemi tu, zio bello? Qual è il gioco? Allora. Qual è il gioco? Mafia. Ah, Mafia 3 dell'altra volta? Sì. Ok. Voi. Più va avanti, più va in passione, più faccio la problema. Ma il primo dei Witcher poi ti è partito? Sì? Sì. Meno male. Irresponsabile, malvagio! Se solo riuscissi a mostrare al mondo il vero Norman, l'uomo nascosto dietro la maschera. L'altro giorno ci ho provato a fare la mezza partita, l'ho visto un attimo come funzionava, è andato, l'ho lasciato perdere per ora. Dopo il mapa, forza. È più bello. Dotto della cacciatura delle abilità nelle tecnologie, sì. Cioè, tutti ne parlano male, però è... A me è piaciuto. A me... Anche a Marta, anche lei ha giocato Mafia 3. Sì, perché la gente, come ripeto, quando pensa Mafia pensa al classico siciliano con la coppola, va in giro con la doppietta. Tutto lì. Classico stereotipo, un po' come erano i primi due Mafia, giustamente. Però nel terzo non è più una ambientazione come epoca storica, è un ottimo misto anche come cose. A me ricordava molto i Mafia di Scorsese, tipo Casino, eccetera, ambientati negli anni 70.
Cioè, la Filippini Mafia andava a pensare una mappa differente. Esatto. Già che ti parlo della prima e seconda guerra mondiale, ti fanno tutte le cose. Con mafia. Sei in Vietnam, hai un altro punto di vista, come giusto che sia, non puoi far sempre la solita roba, sono infiocchettate in modo diverso, bisogna anche aprire un po' gli orizzonti. Sono stati coraggiosi e hanno usato, giusto? Là sei in un... diciamo una traversa, o fai un successo o fai una cagata, quindi è sempre un punto interrogativo. Io Mafia ho platinato al 3, quello e tutti gli DLC. Mi era veramente piaciuto. Per platinare ho dovuto reiniziarlo 4 volte, sti coglioni. Ho perso il mio cazzo, c'è un gioco che si chiama Truck Dealer Simulator, non so se lo conosci. Quale? Truck Dealer Simulator. Non è Truck Simulator. Tradire Simulator? Tradire Simulator. No, sì. Ho capito che Tradire Simulator. E praticamente era arrivato a un bel livello molto alto. E non si andava a pizzettino, si andava direttamente all'ingrosso. Ormai. Ho perso tutti i salvataggi. Tutti. Ogni volta che inizio quel gioco non ho le forze. Per fortuna l'usa operazione di trattamento che ho sviluppato era in tua mano. Ed è giunto il momento di abbandonare le tue storie lontane. Bisolo già se non sta crashando a manetta come prima è già una cosa positiva, no? Sì. Prima visto l'ultima volta che è durato niente, manco 10 minuti. La prima volta che hai potuto confidarmi il tuo sogno, curioso, eh, Garcio. Questo non è il problema, insomma, per ora Bisolo, dopo quello che stiamo vedendo ora, dopo ora come ora, cosa pensi a riguardo? Tutto bene. Dico, la motivazione bene che vogliamo dare a quello di prima, quale può essere? Ora che stai vedendo che per adesso sta andando. Guarda, banalmente poteva anche essere quella degli FPS illimitati, banalmente. Banalmente? Sì. Oh, se adesso va bene. Vabbè, non abbassiamo la guardia, però... No, no, cioè... Prima uno dopo l'altro, l'ultimo non è durato niente. Questa era l'area incriminata, però. Sì, sì. Anche perché se crasha così, uno come fa a fare i livelli lunghi? Non li può fare. No. Ehi, cosa... Può darsi anche i settaggi che abbiamo abbassato, eh? Può darsi anche quelli. Ma lo si vede bene lo stesso. Sì. Cioè, poi noi lo vediamo con la compressione dei Twitch, tu lo vedrai sotto, come lo vedi. Corkin sta aiutando Otto in cambio di un nuovo inizio. L'aiuto a ripulirsi la fedina penale e i debiti di gioco. Altra parte. Questa cos'è? Otto deve aver usato questa mano. Vedo l'altro. Ci sono qualcosa che si faccia. Mossa, invece di saltare addosso al nemico è andato di sotto. Che bravo.
Perché purtroppo sta parte sono livellati, quindi o lo faccio in stealth o non lo posso fare. Devo accendere quella lampada. Ma anche questa live vi fa scalare la qualità? Sì, sì, sì. Sì? Vieni, trippone, fatti sotto! Il socio, poi il shaming. Aspettavo, me l'aspettavo, cazzo, ho detto a posto. Vabbè, aspetta, magari c'era Marta che voleva qualcosa, non ci fatta su te. Sicurezza, metti qualche mod, dimmi se funziona ancora il The Wall, va? Quella schermo. È apparso? Perfetto. Vabbè, alla fine quello è un settaggio che ho messo online, quindi non c'entra un cazzo. Ti prego, lasciatemi presente. Io sono Otto Octavius. Icarus non esiste. Martin non ha bisogno di te. Avvicinati, non ti guardare intorno. Avvicinati qui, vigliacco. Mostrati in muso. Ecco, vai giù. C'è roba da prendere qua. Dai, prendi, a posto.
Ricordo ancora quando Garza vi ha detto, ormai l'ho finito, ho sconfitto il boss finale. Invece no. Bravo. Il gioco ti ha trollato. Pezzo di merda, ma meglio così, non so più come potevo entrare. Schifoso. Madonna che cartella, ti spacco il becco, figlio di puttana. Sono circondato da idioti. Questa è bella cosa per te. Aspetta che sono distratto, che sto combattendo contro la poltoglio. Che ti voglio, perché ho riscattato 20 parolacce. Ok. Maledetto il pingardo, ti batterò. Momento peggiore l'ho fatto. È proprio crudele. Cosa? Olè, coppia coppia. Non sapevo che ci fosse il poker nel tempo di Vikings. Sì. Addio! Ma cosa sono anticipazioni a roba? Ce ne sono di stronzi qui, eh. Perfetto, in Inghilterra. Il campamento bello ricco. Ma se ti dico il sergente Philip J. Stronzo, che ti viene in mente? Quanto ci mette a morire? Ma per chi era questa domanda a Brooks? Mi viene in mente balle spaziali. Bravo. Mi aspettavo Manu, invece non ha avuto reazioni Manu. Non deve scappare. Manu sta dormendo, credo. No. Oppure sta buttando contro il mondo. Stanno un po' il mignolo col prof per cercare di conquistare il mondo. Manu ti sta facendo beatamente i cazzi suoi. Appunto. Sta chattando in privato con la didina, ecco che sta facendo. Vabbè, Manu, ho detto una donna anche gradevole, mica un grifone col cazzone. Lo so. Poi torniamo ai vecchi tempi di quando chattavi in modo dolce con Luigi, eh. Cazzo,
trova la chiave. Ce l'hai tu in mano la chiave? Chi ce l'ha la chiave? Chi è questo infame cornuto che mi ha fregato la chiave? Cass, vendi chiavi? No, perché sono sapiente. E che ne so, tu vendi tutto. Ma non ci credo. Oddio, cosa sta vedendo? Delle donne con una Tesla che... Brava, brava Marta, guarda le belle donne, brava. E stanno facendo benzina con la pompa di benzina. Fanno benzina con la pompa di benzina. Della Tesla. Cosa, Manu? Giusto, la fa benzina alla Tesla. Mamma mia, ma cosa sto vedendo? Però Peppi, che è... Ma tutto questo in live? Wow, alto contenuto. Brava, brava, prendi spunto Marta, prendi spunto. No, sono le storie, sì. Marta, ti ha fatto diventare rosso come un pomodoro a mano con questa storia. Guardalo lì, mano, tutto rosso. E sarei emozionato a pensare alla benzina. La gasolina? Ok. Eh sì. Abbiamo scoperto il punto debole di mano, la benzina. Ciccio benzina. Via. Cazzo sta giocando. Un lato deve essere. No, sta roba della testa. La benzina. No, va da qualcuno che conosco molto. Prende la cucina gli arrosticini, però non c'ha voglia di accendere la fornacella. Prende, ha preso il carbone e ci ha buttato la benzina per accenderli. Genio! Grandissimo genio! Vendetta di Thor! Vabbè. Abbiamo una nuova skill. Tieni premuto RT per concentrare tutta la tua forza in un attacco inarrestabile. Più terrai premuto, più l'attacco sarà potente. Che cazzo? Ah, Spider, faccio un po'. Ok, posto. Che cuore in questa città. Ti aiuta che tu personaggi le cose quanti. Sperando degli innocenti. Sei in alto, ti sei degno. Elettro e l'avvoltoio, siamo stati a casa. Oh, ok, perfetto. 30 euro appena intascati, ottimo. Che hai venduto? La giacca della nazionale di USA 94, quella della Diodora. L'ho spedito uno di Firenze. Ha ritenuto buona, quindi se mi ha mandato i soldi. Oggi ho venduto una maglietta dei San Francisco Giants che ho ferma lì a 12 euro, una in Francia, e un paio di scarpe da 15 euro delle palle a uno che abita a Venezia. Cosa ci rimane nel listino ora? Tutto il resto. Dai, è l'ora del cazzo, qualcuno la riscatti. No, adesso non c'ho voglia di stare qua a fare la messa. Casca non ha voglia di fare marchette. Ma cosa è successo? Intanto riconoscete a memoria anche voi. Forse c'è quel live di nuovo. Infatti, che ne so, io c'è qualcuno che sta facendo il ninja e non si fa notare. Io non so nulla, non guardo in continuazione. Vabbè, guarda, ossa mai. Ignoro l'obiettivo di Rhino. Si nasconde un intruso fra noi. Sì. Uno potresti tutto. Essere tu. No, io non penso. Mica tu, hai detto tu. Ah, tu, ah, ok. Sto indicando col dito uno di voi. Come le battute sugli asiatici. Can be you. You chi? I am you. Guarda, dissociati per sicurezza. Sì, mi hai tolto le parole di bocca. Bravo. No, le battute che c'erano tipo Rush Hour. No, ma non puoi farmi battute sugli asiatici. Su. No. Io ho anche un carissimo amico che è asiatico. Non offendere la razza di Stella.
Ma mica la sto offendendo, ma che cazzo? Sulle mani, sulle mani. Alza le mani. Ehi, mi sono rotto le balle. Con una mano la alzo e l'altra mi gratti i coglioni. Basta, stai buono tu. Ne hai fatti fuori 5. Contro la loro volontà. Cazzo, l'hai preso per usare al kill. Vedremo chi sarà il sesto. Ah, ma se devo insisti. Aia. Calma. Oh, Scorpio. Cazzo, facci un nome, che non sia uno di noi, facci un nome. Ma che cazzo, non so, Pippo Baudo. Ecco, pensavo proprio a lui in questo momento. Pensavo proprio a lui. Ciao Pippo. Guarda caso, tra l'altro Pippo Baudo è della città che... Tra l'altro per un attimo ho temuto che stavi per dire Pippo Franco. Ti avrei bannato dal server se dicevi Pippo Franco. Pippo Franco non si infama. Ora, ora indaghiamo sulle condizioni di salute. Come... Pippo Franco o Pippo Baudo? Come... Pippo Franco. No, Pippo Baudo. Pippo Franco non l'hai fatto il nome. No. Sta... Tanto Pippo Baudo è originario della città che Manu adora. Notizia che la Ricciarelli l'ha lasciato. Domani già sulle notizie. Ma la cosa, quello che... Ho 86 anni. Pippo Baudo riesce. Io Pippo Baudo, dico, minchia, è già morto. Allora, che fine ha fatto Pippo Baudo la guarigione dopo un brutto male? Però vedi, Arsi ci è andato vicino, ha avuto un brutto male, eh? E per ora è guarito. Poi bisogna vedere se Cars questo brutto male glielo fa tornare. Terremo d'occhio il telegiornale. Non mettermi poteri che non ho, per favore. Ma se ne hai uccisi 5, ne hai uccisi. Tu sei un killer. Socio, ovviamente. Tu sei un killer silenzioso. Ma quelle sono le scorrette. Ma tutti vinti, tutti i personaggi famosi. Cioè, tu vuoi uccidere tutti i personaggi famosi del pianeta. Ma chi sei? Ma nemmeno gli Arno Trulli ci riesce a fare ste cose. Gli Arno Trulli come ma la cosa di Enrico Papi che è morto è vera o falsa? Ma non è una cazzata. Semplicemente l'hanno licenziato da media. Se... Oh mio Dio. Non nei prossimi giorni di... prepariamoci a toccarci le palle nel caso succeda qualcosa a Pippo Baudo, eh. Dai, non dire così solo perché è catanese, dai. Ma io pensavo proprio a lui. Tu mi hai letto nella mente quando hai fatto il suo nome. Vabbè, cazzo, non è... ormai ti conosco, bello. Ma mio, come mi conosci? Tutta la gente che esiste, proprio Pippo Baudo? Ammazza. Io credo in te. Beh, ovvio, tutti gli altri l'hai già uccisi, normale, no? Sono rimasti in pochi adesso. Oh, ma che cazzo, perché cazzo m'hai preso per uno delle SS? Non ho capito. Tremendo, veramente inaccettabile questa cosa. L'ha preso. Ma non è un non è un caso che io nell'anagramma intanto metto un tizio che si strizza le balle, eh? Quando lo faccio è una tua dedica, ma cazzo, lo dedico tutto a te quello. Ah, pensavo che lo facessi per autoerotismo. No, 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 no. Io lo faccio per salvarmi. Diciamo che tutto fa brodo, dai, si unisce l'utero al divertevole. Anzi, da un po' che non lo faccio, ora lo faccio. Mi mandare. Bravo, grazie, grazie e vinci, bravo. Anche perché l'ultimo messaggio è tuo, quindi è giusto che lo faccio. Eccolo qua. Intanto lo so che vi siete affezionati a me, dai. Un po' come quel piccolo pelpuccio, lo sai, trovatello, che nessuno vuole. Quello però, senza una zampa? Sì, esatto. Manu, vuoi fare una carezza a casa? Oh, senti, oh, i cuccioli si accarezzano. Insomma. No, tranne il tuo che gli stai sul cazzo, però quelli normali sì. Spero che il tuo cane ti pisci sulle ruote della macchina. Romantico. E non hai delle ruote? Perché si ma è amore e odio, zio Bilo. È amore e odio. Secondo me Cars gli sta rodendo perché non è stato in questi giorni con Patrizio e la sua gang, mentre Manu si... Sto rosicando in una maniera che non si deve, guarda. Tu non sei stato tu a baciare la mano della Didina, ma è stato qui il nostro Manu, il nostro eroe. Il nostro questi campione. Cazzi. È facile dire sti cazzi adesso. Manco ce l'avesse d'oro, madonna. Chi? Manu la mano? Non lo so. Manu è la mano d'oro? Ma cosa, non scegli lingua? Manu la mano? Ma che è? Manu è la mano? Fortunatamente le ragazze siciliane le ho frequentate, cioè non è che una o l'altra capi. Ma sta a Torino la Didina, della Sicilia? Manu? Tu che stai vita, morte e miracoli, direi. Cioè tu baci le mani delle persone e non sai manco da dove vengono. Vabbè.
Manco fosse il Don. Ora o il Papa. Buona scorsa, io vado. Comunque qui sono tutto tranquillo. Visto, però. Sì, poi gli farò sapere se continuerà così o appena te ne vai, crash. Prendo gli sconti, porca puttana, qui sono lì. Ma c'è. Ma vado anch'io. Ah, aspetta che andasse Visolo. Allora se ne va. Cosa? Marta e poi se ne va Manu. Perché aspettavo che se ne andasse Marta. Vabbè, un effetto domino, dai. Addio. Buenas noches. Me ne vado anch'io, Vabbè, ma che cazzo, ma qualcuno rimane qua? Oh. Io sono qui. Ah, che meno. Se il gioco non me lo mette in quel posto di nuovo, io sono qui. Allora, dov'è questa chiave? Ah, era lì. E ditemelo prima, no? Io che ne so. Spider-Man quasi drogato. Questo posto è andato. Allora riprendiamo la trama principale, che è giusto così. Minchia, l'uomo ragno si sta calando la forza. Resta che scivare l'attività. Mi bere un po' di cocco, va. Mi spiace, mi piace. Arrivato, cazzo. No. Finalmente.
sei uguale a Austin. Tutto ciò che sta accadendo è colpa sua. So che ridevate di me. Di qua. Pensavi che avessi capito. Sei reale. Fermo. Mi rimesso, da un piacere, buonanotte. Notte. Ecco donna, tutti ce ne andiamo. Iniziando la nostra Marta. La figlia in mano. Permette, che sempre lo sa. Andrà a finire molto male. Tieni le tue impressioni per te. Saremo io ed Eivor, lo so. Sigurd, ciao. Riprendiamo la storia principale. Andremo solo noi due ad incontrare Tora. Senza Ivar e Upa. Per convincerla che non ci sia nessuno. Perché il gioco è così forte. La verità è che sarebbe difficile impedire ad Ivar di spaccarle la testa. Nel viaggio non ha fatto altro che ripeterlo. Bene, andiamo. Torneremo presto. Una piccola fortuna a chi spara Tora a El. Prendo in parola. Da quanto ho sentito a Repton, i fratelli si erano accordati con Tora. È una mercenaria. Forniva a Uba uomini e informazioni. Ma il rapporto si è deteriorato con la sconfitta di Burkred. A quanto ho capito, Tona smania per due cose. Argento sonante e sesso sonante. Solo che questi garantiscano la sua lealtà. Se è inaffidabile, come può esserci? Aspetta a noi scoprirlo. Forse riusciremo a soddisfarlo. E se fallissimo? Ivar ti ha detto di portare l'ascia. Ed eccoli, proprio come previsto. Se intuisci di piacerle, continua a parlare. È più il tuo tipo, credo. No, no, questa impresa è tua. Dai, su, non farti pregare. Sigurd, che cosa ti porta a visitare il mio campo quest'oggi? Credo tu possa immaginarlo. Già. C'è odore di bruciato nell'aria. A ogni modo, se sei qui per parlarmi, immagino che Re Burgred sia ancora in fuga. E tu chi sei, passerotto? Dimmi, vuoi posarti sul mio grembo? Chiamami Eivor, o morto di lupo. Passerotto è un'offesa mortale. Su via, siete troppo in gamba per stare dalla parte di quei cani. Io cerco sempre uomini e con me guadagnereste bene. Ti servono informazioni, non lusinghe. Dov'è Re Burgred? Ecco che cosa vorresti sapere. E cosa ti fa pensare che io abbia la risposta? È la scienza che non mi piace. Abbiamo trovato delle lettere. Voi due siete in affari. Non intendo negarlo. Il re paga bene per i miei servizi. Non posso dire lo stesso per quegli asini dei Ragnarsson. Ora stai trattando con me. E voglio sapere ciò che sai. Cosa vuoi in cambio? Molto bene. Mi servirebbe un'altra mucca. Potresti offrirmela tu? Credi uno stupido. Vi credo dei poveri accattoni e puzzate come tali, come mucchi di sterco. Quello è il prezzo. Cosa ne dite? Doc ha convertito le braccia in armi senza dirmelo. Ti ho già detto di no. Tutto bene? Ma otterrò ciò che voglio, in un modo migliore. No, no. Hai sprecato la tua occasione e se rivedo le vostre facce qui intorno, vi squarto pezzo per pezzo. Beh, non è il risultato che auspicavo. Spero tu abbia un'altra idea.
Donna terrà traccia di tutti i suoi ingaggi. Se Burgred dà dei registri, li avrà anche lei, nascosti tra quelle mura. Fa un tentativo, io tornerò dai fratelli. Chiudeteli fuori, e se tentano di avvicinarsi, uccideteli. Doc sta armeggiando con i superconduttori. Allora, esplora il campo di Tona e cerca indizi. Ok. Campo di tonno. Eh sì. Proprio quello. Allora, come entriamo qui? Ah, da qui. Facile. La casa di Tona. Forse troverò qualcosa di utile. Bloccata. Devo andare dall'altra parte. Dall'altra parte. Astuta. Vediamo cosa nascondi, Tona. Potete un'altra
Allora, l'offerta di Borgard alla donna chiamata Ton. Avrei notato che la quantità di argento consegnata al suo campo è considerevole. E Borgard vuole pagarti perché in cambio tu diventi i suoi occhi e le sue orecchie di a Repton. Presta attenzione in particolar modo all'Edencestre e al forte di Templeburg. Se scopri che queste regioni entrano nei piani del Ragnarsor, dovrai discutere e informare immediatamente il sovrano. Prendi questo servizio al re e i tuoi forzieri traboccheranno. Firmato un nobile servo del re di Mercia. Forse ci siamo. Lo dice lui. Pare che Burgred abbia pagato Tona per tenere i Ragnarsson lontani da due zone. Nascondigli di Burgred, forse. Sarà in uno dei due. L'avidità non paga, Tona. Bene, torniamo dai fratelli. Il nome della mia live su Assassin's Creed l'avevo chiamato Che Regno di Mercia. Beh, ci sta. Beh, è normale. Che bel regno di Mercia l'avevo chiamato. Disintossicato per uscire di pattuglia. Grazie, secondo me ci sono ancora. Oh!
scoperto altre secondarie? Sì, escono sempre in continuazione. Sia con i demoni che con i delinquenti normali, con i carcerati, che con i mercenari. Morte! Morte! parte ci deve essere un passaggio segreto. Situazione esplosiva sospesa. Tutto per me. Dio di puttana, sti cecchini di merda che c'hanno una mira, madonna, che ti beccano anche a chilometri. Bloccata. Devo andare dall'altra parte. Non è che almeno fissa. Ehi, Jake, sentimi. Hanno una questione etica. Ascolti. Finalmente, i sotterranei. Ecco il primo. Non capito come entrare. Cercare i muri, soli, le cose. Sì, sì, tutto a posto. Ok, ora troviamo l'abilità. Eccola qua. Vediamo un po' che abilità è. No, abilità, diversivo del corvo. Perché c'è sempre Cliff Chang? C'è di più. Di recente una banda di Tombstone si è stabilita nel suo quartiere. Steve detestava quei valori. Aveva troppa paura. Allora, usa il tuo corvo sin per distrarre brevemente i tuoi nemici. Ok. Ho fatto quelle foto prima di sparire nel nulla. Non ho trovato immagini più recenti. Sembrerebbe l'Upper West Side. Possiamo andare, abbiamo fatto. Seguire verso nord. Verso nord.
Philip, cosa puoi dirmi di Steve? Sarà una brutta fine. Se è gracile non durerà a lungo. Devo fare presto. Steve sembra un tipo di grandi responsabilità, ma niente potere. Spero di arrivare in tempo. Gli sgherri di Tombstone non sono invulnerabili come il loro capo, ma restano le tante. Bye bye. Uno in meno. Eivor, ti prego, dacci buone notizie. Cos'è questo? Le Decester e il forte di Templebro. Ne sapete qualcosa? Le Decester è una cittadina. E Templebro è un vecchio forte di città. Tutto. Prima di liberarlo dalla commissione, devo salvarlo. Li controlleremo entrambi, è in fretta. E cosa ne facciamo di Tona? Scommetto le mie palle sudate che sta scrivendo a Bulgred, dandogli nostre notizie. Lasciate che me ne occupi io. Dobbiamo muoverci, Drenger. Io assalterò il forte di Templebro. E io ti seguirò, Sigurd. Dunque a me rimane le Decester, tutto solo come un fottuto cane. Porta un amico, fratello. Se Eivor ti passerà il termine. Andate pure, vi raggiungerò molto presto. Missione compiuta. Nuove missioni multiple. Intanto salviamo. Steve? Insomma, ti ho appena salvato! Allora, le voci di Lady Chester. Le mura di Templeground. Vabbè, facciamo prima questo. Prova Ivar e parlagli. Proviamo per i valori, ma stasera non ucciderli senza pietà. Tranquillo, non è stata colpa tua. Ole. Altri criminali consegnati alla giustizia. Saluto. Vediamo un po'. Ma ti stai ancora livellando le armi? Sì, sì. Per adesso una spada ce l'ho a livello 5 e l'altra al 4. A meno che ho gli oggetti lo faccio.
Però mi sto dedicando a livellare le armi al massimo. Le corazze ho giusto messo qualche runa, quelle che trovo. Le spade che danno fuoco. Eh? Le spade che danno il potere del fuoco ce l'hai? Boh, devo vedere, ma per adesso mi sto concentrando sulle katane, quindi. Se poi trovo delle rune. Mi sono le rune che mettono il fuoco sulle armi? Alcune sì, ma alcune addirittura ce l'hanno tipo di default. Lo so, vabbè, alcune sicuramente ce l'hanno di default. Però se mi dici ci sono delle rune che lo fanno, sarebbe più interessante. Mi sembra di sì. Alcune comunque ce l'hanno di base, già il potere del fuoco, mm-hmm. se mi ricordo. Io dopo un po' ho preso l'ascia, quella pesante a due mani, che appunto potevi poi col potenziamento del personaggio usare una mano sola, invece che usarne due. Uh-huh. E aveva il potere del fuoco. Cioè, alcune addirittura hanno anche il potere del veleno, qualcosa del genere. Sì, sì. Vabbè, vediamo intanto le rune che troverò, perché voglio specializzare con le katane, che mi piace usarle. Se trovi una con le katane, metti potere fuoco lì, delle griglie. Sì, infatti, dopo. Voglio vedere se trovo una roba simile. Poi tu che stai giocando a normale, a voglia, degli inculi con la sabbia, proprio. Allora, da di là, sì. C'è qualcuno vicino qui? Sì, per me sembra una cosa ridurre, essere adulto. Forse quello che facciamo con i cazzini di oggi è di vivere quello, no? Sì. Il cerchio della chi c'è vicino? Ah, c'è un punto, eccolo qua, perfetto. Vai. Comunque per ora non sta più crashando. Tu lo sapevi sta cosa, che se locchi gli FPS è meglio rispetto a lasciarli liberi? Dico, sta cosa mi ha detto Pisolo, no? Di mettere gli FPS loccati, che è meglio di lasciarli liberi, tu lo sapevi? Nelle impostazioni, lui mi ha consigliato di mettere a 60, perché sennò magari prende troppi FPS e il gioco diventa troppo pesante. Ah, ok. Infatti ora che so sta cosa metterò sempre l'occata a 60, così non avrò problemi. Allora. Sì, è un po' come quando giochi, se sì, giochi sparatutto appunto. Sono colpito dall'affetto che mi lega, ma ho il modo di farmi assegnare lo stesso braccio. Guardate gli horror, dimmi come la sua ragazzina precedentemente. All'albo dei chimici. L'assenza di chimici vi ha tradito.
di Tombstone si strinse. Ora vediamo cosa succede. Questi potenziamenti ormai me li mangio a colazione, questi stronzi. In cima, maledetto, l'ho trovato. Altro schermo e altra droga. Capirà di provarsi al gruppo già per me. Giusto in tempo, avremmo iniziato l'assalto senza di te. Cosa hai visto? Soldati in abbondanza, via vai di carri. Quel viscido di Burgred è qui, ne sono certo. Le terme e quella chiesa, laggiù, vedi? Ho mandato un ricognitore a perlustrarle. Dovrebbe tornare a momenti. A Templebro hai visto Ubba e Sigurd? No, e se Burgred è qui non dovrò andarci. Ci risparmieremmo un sacco di fatica se ammazzassimo i re e basta. Grazie a mio fratello, invece, ora dobbiamo incoronarli. C'è molta tensione fra di voi. Pensavo foste più simili. Tu e Sigurd andate d'accordo, non è vero? Spesso è così. Sei ancora giovane. Arriva alla mia età e vedrai. Più gli sarai vicino, più sentirai la sua puzza. Il tuo ricognitore non ritorna. O è morto, o è fuggito. Inizio a sospettare. Dagli che una possibilità. Non possiamo rischiare. Fai meglio esaminare da vicino uno di quelli. Di nuovo. Tu resta qui e aspetta. Andrò io. La chiesa è ben protetta. Troverò un'altra via. Una ricetta geniale. Questa sorpresa si accelera. Sbarrato.
Quello di Brazzer? No. Anche se si chiama Tombstone. Solitarie le bagioni del signore della droga. Contatto con Marcello, il migliore sulla mia salute, è venuto lui. Dall'altra parte. Successo. È tornato.
messo davanti parecchie scorte. Casse di cibo e di scorte. Burgred vuole combattere fino alla fine. Al 100%, credo. Ok, e la chiesa è ispezionata. Ora andiamo alle terme. Queste devono essere le terme. Devo trovare un modo per entrare. Uno di questi giorni spero tu decida di fare del bene. E' una messa per i poveri, magari. Se c'è del prima dobbiamo pensare a questi ordini di Leofred. Ordini di Leofred? Anche il re è stanco di loro ormai. Lo dicono tutti. Siamo molto diversi. Stanco? Che vuoi dire? Sei cieco. Non c'è bisogno di contestare. Però possiamo dire che la tua narcocarriera è finita? Per favore? Certo. Non me la so. Stai parlando adesso nel gioco? C'ho tosto. Questi colpi sono precisi. Non è roba da banditi, ma da guerriero sassone addestrato. Ho fatto fuori Tombstone. Poverino. Mica tanto. Mi sa che una così brava persona. Sì, sì, sì. Un francescano proprio. Un santo, un apostolo. Mi manca solo che non posso me la sbloccare. Sì, quale sbloccare tutti? Sì, ma da pagare intendo, non me li fa vedere almeno. C'è Albert,
sei impazzito? Temevo fossi uno di loro. Fa piano. Che cosa ci fai qui? Io... stavo cercando Burgred. Sei tu il ricognitore? Speravo di poter trovare Burgred e di convincerlo ad arrendersi. Ma non è alle De Chester. E come lo sai? Ho visto Leofrid con alcuni uomini. Ho origliato. Sembra che qui si limitino ad accumulare scorte. Ma ha detto una cosa interessante. Ha dato ordini di inviare altri uomini dalla moglie di Burgred, Lady Adelswood. È a tempo, bro. Lei saprà dove si nasconde Burgred. Hai sentito? Lo stiamo di battaglia. Ti porterò fuori da sé. Dove stai andando? Conosco la strada. Passeremo dal mercato. Di qua. Cristo mi guida! Ah, inizia la festa, eh? Ma che carini, tutti che si ammazzano. Sono tipica festa norrena. Andi vicino. E ora si fa. La rissa o solo gli accanza morire? Mi tagliano teste, voglia, che rissa. Ah, beh, basta, tagliamo la testa attorno. Sei sono proprio contento di aver giocato questo gioco di Spider-Man. Credo di no. Ma è figo, infatti, a me è piaciuto parecchio. Non volevo che finisse così. Hanno proprio preso, secondo me, le migliori inquadrature anche soprattutto di Spider-Man di Sam Raimi, per come avevano fatto, sai, che non passava la Z, Rallenti. Che negli altri Spider-Man non mi ricordo di aver mai visto, sai. Dov'è il tuo no, ma ha fatto un lavorone. Dimmi dove. Puoi usare il costume appunto dello Spider-Man della prima trilogia. È un sogno, guarda. Che ripeterò sempre, per me il costume di quello di Spider-Man mai fatto. Trovare il tempo per rispondere a tutte queste preghiere. Non so tu. Vabbè, io uno che mi piace parecchio, un gusto particolare è quello del futuro, 2099. Non cercare scuse. Sì, non sei divertente. No. Però sì, tra quelli classici, quello di Sam Raimi, era figo, era figo. Sì, prudente. Infatti anche io quando hanno messo l'aggiornamento ero tornato per provarlo. Nemico della provincia, non un suo campione. Hai capito? Poi sì, conta che io prendo con l'abbonamento quello annuale da 120 euro, si prende sono 10 euro al mese, minchia, cioè, ho giochi infiniti a cui giocare, fa fare in live, quindi è tutto guadagnato. Fa l'investimento di 10 euro al mese, 120 in un colpo solo. Minchia, l'avessi fatto prima, ma fanculo. È un affarone, cazzo. Tutti Far Cry, Spider-Man, Guardiana della Galassia. Tu cosa hai giocato ancora prima? Non mi ricordo manco più dove ne hai giocati. Io non ho finché danno bei giochi, perché no? Porca puttana. Che Assassin's Creed adesso, devo giocare a Odyssey e Origin più avanti. Volendo hanno messo anche tutti gli accusa gratis, mi sembra. Full pass. Tranne Judgment, ovviamente. Se no poi metteranno anche quello. Ok, ho visitato il vostro sito e non c'è da nessuna parte. Peggioriamo le situazioni critiche. Posso raggiungere la riva est, penso già adesso. Cercare nel sono su questa gente. Oh, sto bene. Questo era fatto nel corso. Ci voleva un sorellino. Posso raggiungere la riva est e procedere a sud. Facciamo sta missione qua e poi per oggi ci fermiamo, eh. Devono essere lo fuoco. Il camion perde benzina. Se esplode, addio quartiere. Quel per colpo alla causa si fine.
ragazzi, perché avete tutta questa voglia di farvi esplodere? Il camion non resisterà a lungo. La prova può confondere, ma è infiammabile non vuol dire che non prende fuoco. Dove cazzo ci fa sopra lì? Ma c'è Star Bennington in che parte? Sì, tornato in vita nel gioco? È uno che gli somiglia. Tranne i tatuaggi sul collo. Vediamo se c'è un'altra missione secondaria delle balle. Minchia, ma è solo in continuazione, sono infinite. Squadra di football è comparsa dopo una trasferta. Ho trovato il pullman a Pandora. Assicurato, esposo, stato. Ormai lì ha un esercito. Indizi? Qualcuno ha notato il fuoco per Fred Davis, che ha mostrato una foto. Un attimo. Quello sembra l'arco di Washington Square. Credo sia vicino alla AES. Washington Square Park è vicino al campus. Un attimo, quello sembra l'arco di Washington Square. Sembra lui. Se non risolvo la situazione, qualcuno ci rimetterà la pelle. Squadra avesse venuti così. Signor, come tutti gli altri.
non sono mai stati così per... Come sdebitarmi. Vincete contro i Wildcats e siamo pari. Ce l'hai fatta. Hai salvato tutti gli studenti. Bravo, Spike. Spero che ora tutto torni come prima. Mi manca la normalità. Promosso. Ne darti gioco. Spider-Man di quartiere. Cioè? Platinato? No, ma penso che abbia fatto tutte le secondarie in teoria. Ah, ok. Amichevole Spider-Man di quartiere. Salva tutti gli studenti. Ah, ok. Andiamo a farci quella principale, vaffanculo. Che bello vederti. Come stai? Tutto bene? Tutto a posto, zia May. Come procede? Bene, ma c'è molto da fare. Oh, lascia che ti arrivi. Oh. Ehi, attenta. Tutto bene. Non sei stata tu a insegnarmi ad accettare che siamo esseri umani come tutti gli altri. Sempre pronti a usare le stesse parole contro di me. Sto bene, Peter. Non è nulla di grave. Dov'è Miles? Sto facendo. È andato a recuperare dei medicinali al centro accoglienza. Incredibile quanto finiscano velocemente gli antibiotici. D'accordo. Tu prenditi una pausa. Qui ci penso io e dopo andrò a cercare Miles. Affare fatto? Affare fatto. Il mio orgoglio dovrà farsene una ragione. Andiamo, Miles, rispondi. Non posso preoccuparmi anche di te. Miles sta cagando. Non può nemmeno cagare. Era una stupida battuta sul suo colpo. Ho sentito! Come faccio a distrarlo? Forse la bug? Aspetta!
L'ho visto quello lì che era dietro. Ma devo aggirare quegli uomini. Possiamo risolverlo velocemente. Devi subirci un schiettate dei vostri. Credimi, non voglio la grazia di fatta fuori. Dai, porta solo. Da fuori i dettagli sono. Attaccheranno a vista qui. Nostra tenda. Incrociamo le vittorie di kit medici, ma niente antibiotici. Devono esserci. Anche per dividersi le scorte. Devo evitare il cecchino. Allora, salviamo. Non è più crashato. Ora non so se ricapiterà. Come non è disponibile il salvataggio? Perché? Cosa voglio salvare? Finito gli slot. Sì. Vabbè, saliamo qua. Finito gli slot dei salvataggi, ora è tutto chiaro. È giusto, è giusto. Allora. A posto. Vedremo, vedremo se ricapiterà domani o se abbiamo risolto. Comunque, da quello che mi hanno detto, non è il mio computer, quindi. Anche perché finora è andato tutto tranquillo e mo' all'improvviso è impazzito. Che succede qua? Stanno sabotando? Speriamo di no, speriamo di no. È anche vero che io spesso con i giochi Ubisoft ho avuto un po' di problemini, eh. Non è la prima volta che ho dei problemi tecnici con i giochi Ubisoft, anzi, vecchia storia, quindi staremo a vedere nelle prossime live come andrà. Quindi che dire, ragazzi, per oggi è tutto dal vostro Light. Hasta la vista!